Ma bisogna pagare i dipendenti Fiat, bisogna pagare gli stipendi agli operai. Perché comprate Cristiano Ronaldo? Questa è la voce che gira purtroppo sui social. Come sapete, i webbeti sono tanti. Vi spiego perché non sono assolutamente d'accordo. Intanto, la deputata, credo che sia, non so se è senatrice o deputata, ma comunque parlamentare, Michela Rostan, di Liberi e Uguali, quindi è in Parlamento adesso, una vice capogruppo, avvocato, ha scritto su Twitter proprio questo, che è vergognoso e bisogna indignarsi perché la società che ovviamente detiene il controllo della Juventus, quindi fondamentalmente FCA, in questo caso legata ad Exor, è disposta a questo esborso per l'acquisto di Cristiano Ronaldo e invece ci sono i dipendenti Fiat, gli operai che aspettano gli scatti salariali. Cosa c'entra? Allora, non c'entra nulla, così come non c'entra nulla l'aggiotaggio, ma ve lo dico dopo. Perché non c'entra nulla? Perché se la FCA destinasse lo stesso esborso previsto, a quanto pare, per l'operazione Cristiano Ronaldo, per pagare gli stipendi agli operai, che valore aggiunto ne trarrebbe? La società, l'azienda non varrebbe di più, avrebbe lo stesso valore e quindi rischierebbe semplicemente di andare in rosso o addirittura rischierebbe il fallimento. Non perché non bisogna pagare gli stipendi, bisogna assolutamente pagare gli stipendi, ma è proprio un'operazione come questa che aumenta il valore di un'azienda, che ti consente di fare nuove assunzioni, aumentare gli stipendi, migliorare le condizioni lavorative di chi già lavora, perché aumenta il valore. L'azienda diventa più grande con un'operazione del genere. Paradossalmente, più si spende in operazioni come queste, più ci si guadagna. Più ci si guadagna. È assolutamente logico tutto questo discorso. Se la Juventus, o meglio, ma anche la Juventus, se la Juventus evitasse di acquistare Cristiano Ronaldo e spendesse la stessa cifra, non lo so, per migliorare le strutture o per dare dei benefit ai dipendenti, nell'immediato potrebbe anche averne un piccolo beneficio, ma alla lunga ci andrebbe assolutamente a perdere, perché né le strutture né il capitale umano possono rendere quello che rende Cristiano Ronaldo da solo. E questo è un fatto oggettivo. Cristiano Ronaldo ha un seguito immenso, è praticamente una multinazionale, è un'azienda in carne ed ossa che si fonde con un'altra azienda che è la Juventus. Quindi questo populismo è veramente becero, è veramente becero. E ne parlo perché non ne ha parlato solo una parlamentare, ma ne hanno parlato in tanti, tanti, ripeto, webbeti sul web, appunto, su Twitter ho letto tanti di questi che dicono, però gli stipendi degli operai Fiat, massimo rispetto per loro, ma avranno i loro benefici proprio grazie a tutto questo. C'è poco da fare. Per quanto riguarda l'aggiotaggio, cioè la crescita esponenziale del titolo della Juventus in borsa, che per alcuni è appunto aggiotaggio, vi spiego, cioè l'aggiotaggio si ha quando si danno false informazioni per averne in qualche modo una ripercussione, ovviamente positiva, sui mercati, ma la Juventus tace, non ha detto neanche una virgola in tutte queste ore. Quindi, se il titolo della Juventus schizza alle stelle perché c'è la voce messa in giro da altri, seppure ampiamente confermata, che Cristiano Ronaldo sarà un nuovo giocatore della Juventus, la Juventus non ha fatto nulla per tutto ciò e non ne è responsabile. Quindi, siccome anche personaggi di spicco, persone famose e sedicenti giornalisti professionisti hanno parlato, hanno nominato questa parolina magica che adesso tutti hanno conosciuto, aggiotaggio, volevo precisare che è una grandissima stronzata. Grazie per la visione di questo video, se vi è piaciuto mettete like, lasciatemi i vostri commenti su queste becere fandonie, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e nel caso ovviamente attivate la campanella per ricevere le notifiche sui miei prossimi video. Guardate i link in descrizione che riportano i miei profili social. A presto e sempre Forza Juve!